Ogni anno in Europa si producono più di 40 milioni di tonnellate di carne per il consumo alimentare. L'attuale modello industriale rappresenta una fonte di sofferenza importante per gli animali. Le condizioni di allevamento intensivo, infatti, rendono il bestiame più soggetto a malattie. L'Organizzazione Mondiale della Salute Animale stima che la mortalità dovuta alle malattie è all'origine della perdita di almeno il 20% dei capi di bestiame a livello globale. Per questo il benessere animale è tra i punti chiave della strategia europea Farm to Fork. Per capire questo approccio abbiamo visitato degli allevamenti vicino a Milano, Brescia e Cremona, partners dell'azienda Fumagalli, che applica in modo virtuoso protocolli per il benessere animale. Il benessere animale significa fare in modo che all'interno dell'ambiente di allevamento l'animale possa esprimere quelli che sono il comportamento naturale che lui avrebbe, quindi fare esprimere al massimo l'etologia di comportamento di questa specie. In questa azienda vicino a Cremona i suini vivono in allevamenti parzialmente aperti, hanno più spazio per muoversi, usufruiscono della paglia che ha il vantaggio di ridurre stress e aggressività nell'animale. Qui qualità dell'aria e temperatura sono analizzate da sensori elettronici che assieme ad una telecamera monitorano costantemente le condizioni ambientali. L'allevatore può consultare i dati in tempo reale sul suo smartphone. In questo sito in particolare abbiamo montato una centralina che è stata sviluppata con una startup all'interno della quale possiamo andare a controllare in tempo diretto, quindi minuto per minuto, quelli che sono i principali parametri ambientali, indicatori per noi del benessere animale. Con questo tipo di management noi abbiamo una riduzione molto importante della quantità dell'antibiotico. In questa unità di fecondazione a Nerviano, vicino a Milano, vediamo un altro esempio di pratiche per il benessere animale. Per proteggere la salute dei suini, il personale usa specifiche tute rispetto a rigide regole sanitarie. Qui le scrofe godono di maggior spazio e libertà. La differenza rispetto alla convenzione europea è che la scrofa sta in gabbia 28 giorni, mentre noi lo pratichiamo con 36 ore in gabbia e poi le liberiamo e lei è libera di andare dove vuole nel box. La prossima tappa della nostra visita è una maternità suina a Ghedi, vicino a Brescia. Anche qui troviamo box più grandi rispetto agli standard, la scrofa a disposizione della paglia per preparare un nido per il parto e i suinetti hanno un box specifico riscaldato dove possono nascondersi e sentirsi protetti. Normalmente la scrofa rimane confinata, in questo caso invece ha possibilità di muoversi all'interno di una superficie di 6,5 metri quadri. In questo modo ha un comportamento anche molto più naturale nei confronti dei suinetti, perché quando lei deve allattare ha un'azione di richiamo e i suinetti escono dal nido e vanno dalla scrofa disposta ad allattare. Migliori condizioni di allevamento hanno effetti positivi sulla salute degli animali, la qualità del cibo derivato e riducono la necessità di farmaci. E il consumatore finale mostra un'attenzione sempre maggiore per gli standard applicati negli allevamenti. Oggi il consumatore sceglie il prodotto non solo per la bontà. Oggi la bontà rappresenta solamente il 50% del valore del prodotto, il restante 50% è data da una serie di valori come ad esempio la provenienza, il benessere animale, la possibilità di avere un sistema tracciato completamente che fanno la differenza sul mercato. Paesi come la Danimarca hanno introdotto una certificazione per il benessere degli animali. Entro il 2023 la Commissione europea presenterà una proposta di modifica dell'attuale normativa e di armonizzazione delle differenti politiche nazionali.